Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Diamo un'occhiata alle statistiche. Classifica piloti e costruttori. Inoltre possiamo vedere tutti i trofei dei Gran Premi disputati. Andiamo a vedere chi sarà il vincitore della gara sprint. Oggi siamo qui tra le montagne austriache di Spielberg, che ospita il circuito con il tempo sul giro più veloce. Restate con noi per le sessioni di qualifica del Gran Premio d'Austria. La sprint di oggi si basa tutta sulla velocità. Non si dovranno completare molti giri e non si punterà sulla strategia. Chi di voi oggi riuscirà a raggiungere la cima della classifica? Questo è uno dei giri più corti del calendario, con 7 curve a destra e solo 3 a sinistra, che compongono il circuito ad alta velocità austriaco. La curva 2 quasi non si può definire tale, si fa a full gas, una virgola a sinistra, prima di iniziare la zona di frenata della 3 in salita. Le curve 1, 3 e 4 sono tutte potenziali opportunità di sorpasso. Dopo le qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla griglia della gara sprint di oggi. Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position, accanto a Lando Norris, che scatterà dalla P2. Nel resto della griglia, invece, Russell, Leclerc, Hamilton, Simonetti, Fernando Alonso, Sainz, Perez, Oscar Piastri, Stroll, Gasly, Albon, Ricciardo, Magnussen, Ocon, Hülkenberg, Tsunoda, Bottas, Zhou, Sergeant e Arthur Leclerc. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. E qui con me nella cabina di commento c'è un amico di lunga data, Davide Valsecchi. Beh, dicono che cambiare aiuti a ricaricare le energie. E anche se non c'è da riposarsi granché con il formato sprint di oggi, è sicuramente un netto cambiamento rispetto a ciò a cui siamo abituati in pista. Non è passato troppo tempo da quando sfrecciavi in pista, ma da allora questo sport sembra essere cambiato parecchio. Che ne pensi? Sì, Carlo, è proprio così. Le auto sono diventate molto più grandi e pesanti, ma soprattutto hanno una maggiore deportanza da gestire. In passato, a 300 km orari, l'auto generava un carico aerodinamico di 4 tonnellate. Ora parliamo di circa 5 tonnellate, ed è una grande differenza in termini di prestazioni. Ma a causa del maggior peso e delle dimensioni superiori, serve guidare in modo molto più fluido, devi avere più cura dell'auto ed entrare più delicatamente nei curvoni lenti. Fino a qualche anno fa le auto di Formula 1 erano più agili e maneggevoli rispetto a quelle di oggi.
partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. A questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Potresti avvertire un po' di sottosterzo ora che stai seguendo la scia della vettura davanti a te. Cerca di effettuare il sorpasso al più presto. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Condizioni delle gomme ancora ottime. Il pilota Red Bull è passato in prima posizione. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 12,7 secondi. Ok, bel sorpasso.
Da questo è il miglior tempo. Giro di gara, ultimo giro. Ottimo lavoro, pensiamo subito alla prossima gara. Splendido lavoro, all'inizio del weekend ero un po' preoccupato, invece è andata alla grande, grazie. Ora che si è conclusa la sprint, rimangono ancora le qualifiche e ovviamente la gara principale, il Gran Premio di Formula 1 di questa settimana. Vi aspettiamo! Andiamo a vedere come sarà la griglia di partenza con le qualifiche. Oggi siamo qui tra le montagne austriache di Spielberg, che ospita il circuito con il tempo sul giro più veloce. Restate con noi per le sessioni di qualifica del Gran Premio d'Austria. Ci colleghiamo adesso per la diretta del Gran Premio. Buon pomeriggio e benvenuti allo Spielberg, un circuito che in una forma o nell'altra ha ospitato ogni Gran Premio d'Austria del campionato, tranne il primo del 1964. Fu qui che John Watson perse una scommessa e la sua barba quando portò il team Penske alla sua unica vittoria nel 1976.
La posta in gioco oggi è ancora più alta, con i 25 punti del vincitore. Un bottino importantissimo nella lotta per il titolo. Il circuito di Spielberg si trova a 700 metri sul livello del mare, con solo 10 curve. È una delle piste più corte di tutta la stagione. Un giro qui copre 4,2 km, con le migliori opportunità di sorpasso in curva 1 e nella stretta curva 3 in salita. La gara inizierà tra poco. Ecco come si presenta la griglia per la giornata di oggi. Simonetti si posiziona in pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Per quanto riguarda il resto della griglia, Norris, Leclerc, Fernando Alonso, Sainz, Russell, Hamilton, Oscar Piastri, Perez, Stroll, Gasly, Tsunoda, Ocon, Albon, Hülkenberg, Ricciardo, Bottas, Zhou, Magnussen, Sergeant e Arthur Leclerc. Manca poco e le cinque luci del semaforo presto si spegneranno, dando il via al Gran Premio di oggi. Ne è passato di tempo da quando abbiamo lavorato insieme, ma eccoci di nuovo qua, io e Davide Valsecchi, pronti a ripartire. Come ben sappiamo, ogni pilota vuole essere al corrente delle aspettative della scuderia. Nel suo caso, la situazione al momento è abbastanza stabile e sta facendo tutto ciò che viene richiesto dalla scuderia. Beh, per un pilota è facile sentirsi al centro del mondo. Sembra che tutto ruota intorno a te. Vuoi fare del tuo meglio per la tua carriera, ma devi anche pensare alla scuderia e a fare gioco di squadra, lavorando con il tuo partner di scuderia nel miglior modo possibile. Non è facile trovare il giusto equilibrio. Ora attivo. Registrato il miglior tempo, continua così.
registrato il nuovo miglior tempo della gara. Finora questo è il miglior tempo. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. L'attacco dal tuo compagno dietro di te è 41,1 secondi.
puoi rientrare ai box. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Ricorda di entrare ai box in questo giro, tieni d'occhio quanto dista la linea di limite di velocità all'ingresso della corsia dei box e fai attenzione a non superare il limite. I meccanici sono pronti per fare la propria magia sulla monoposto, punteranno a registrare il tempo in pit più veloce possibile. Strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Bandiera gialla. Ok, via libera. Entrato ai box, Arthur ai box.
al momento ci risulta che la pressione di tutte le gomme sia a zero. Visto che a occhio non mi sembrano a terra, direi che è un problema del sensore, nulla di preoccupante.
è appena iniziato. Ultimo giro. Prossima gara. Hai appena vinto la tua seconda gara consecutiva. Fantastico. Ecco che lo spettacolare Gran Premio d'Austria giunge al termine con una vittoria fantastica. Con questa sono due vittorie consecutive, Carlo. Ha dimostrato che non si era trattato di un semplice colpo di fortuna. È evidente che sa per fatto suo. Ma cosa possiamo aspettarci in futuro? È stato un Gran Premio incredibile, con un finale mozzafiato. Posso solo immaginare l'emozione dei tre piloti sul podio. Oggi hanno compiuto un'impresa eccezionale. È stato un weekend fantastico per gli appassionati di Formula 1 e non sarà l'ultimo. Se hai guardato e ti è piaciuto questo video, metti un bel like e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci al prossimo episodio.